Sarà un incontro stimolante perché abbiamo Michele Smargiassi, che io stimo e ammiro tantissimo, perché è una persona saggia e con la saggezza dell'età anche, ma informata e sul pezzo. Le due cose convivono nella stessa persona quando la persona è particolarmente illuminata, perché altrimenti l'essere sul pezzo precede la saggezza e la saggezza segue l'essere sul pezzo. Ma questo connubio di attualità storicizzata è una cosa che percepisco forte in Michele e non in molte altre persone. E quindi sono felice che quest'angolino, questa nicchia di menti desiderose di illuminarsi, non dico illuminate, ma desiderose di illuminarsi, sì, sia presieduto da questa chiacchierata, una chiacchierata al bar, non è un elenco esaustivo, non ha nessuna pretesa di sancire che cos'è che cosa rappresenti le pietre miliari nella letteratura che si occupi di fotografia, ma è un bel abbeverarsi reciprocamente. Se c'è qualcuno che ha ancora voglia di usare la telecamera e mette la faccia per 3 minuti, mi servirebbe. Grazie, perché lo spiegavo un'altra volta. Quando facciamo la registrazione, il primo pezzettino di presentazione ha la visione della schermata. Zoom è fatto in maniera che vengono registrate solo le schermate che hanno qualcosa da mostrare. E allora sembra che la riunione venga fatta fra 3 persone, quando in realtà siamo una classe dirigente e pensante. Ecco. Bene, Michele, lascerei la parola a te se la vuoi. La vuoi? Sì, per farmi una cosa. No, io so, l'argomento me l'hai detto, sì, in realtà ho preso questa decisione di non parlare di libri con fotografie, o perlomeno di non parlare di libri di fotografi o di opere, eccetera, perché non faccio il critico di mestiere, non vorrei presentarvi degli autori o delle opere, eccetera. In realtà vorrei parlarvi dei libri che hanno più contribuito a costruire il modo in cui io vedo la fotografia, la penso, la interpreto. Sono libri a cui devo moltissimo, direi forse tutto, perché io non credo di avere un pensiero originale sulla fotografia, e quello che so della fotografia è quello che mi hanno insegnato i buoni libri che ho letto. Spero di averli letti tutti quelli buoni. Ogni tanto ne leggo anche qualcuno poco buono, ma pazienza. Stamattina ho fatto un giro nella mia libreria, che si vede qua dietro le mie spalle. Forse non sono molto illuminato da questo punto di vista, almeno, Roberto. E così, scorrendo sugli scaffali, ho preso giù quegli libri che mi chiamavano, insomma, sono molto affezionato. Ne ho cercato anche qualcuno che sembra essersi andato a nascondere, perché anche i libri poi forse hanno paura a volte di essere interrogati, quindi si nascondono. Ma quindi di qualcuno magari vi parlerò, ma non riuscirò a mostrarvi le copertine, sono fuggite. Poi sapete, non c'è posto più sconosciuto e triangolo delle Bermude più profondo della propria libreria di casa, no? Dove i libri si nascondono, cioè, non si trovano. Non so che fine fanno, prendono strane cose, vanno a trovare degli altri libri, li trovi a volte in posto completamente diverso da quelli dove li avevi messi, ma vabbè. Come vogliamo fare? Andiamo a caso, Roberto? Allora, Caso governa l'universo. caso governa l'universo, Poi però. sta a noi vedere di Allora, interpretare. comincio da un libro che una volta ho definito, persino con sorpresa dell'editore, uno dei 5 libri che bisogna che stiano nel vostro scaffale di fotografia se avete posto solo per 5 libri. Cioè, a me in realtà questo giochino dei 5 libri da portare sull'isola deserta, quelle robe, non sono mai piaciuti, no? Perché io penso che quando mi fanno la domanda che libro porteresti o quali 5 libri porteresti con te se il mondo dovesse
nel bunker antiatomico, io dico nessuno, perché 5 libri da soli muoiono di solitudine. I libri esistono soltanto in mezzo a tutti gli altri libri e dialogano con tutti gli altri libri. Da soli perdono anche il loro significato. Quindi è una premessa, cioè, inevitabile per quello che vi andrò a dire da oggi. Cioè, io ho fatto una scelta di una piletta di libri, ma questi libri non esistono se non sono collegati a tutti quelli di cui non riuscirò a parlare. Ecco. Comunque dicevo, c'è con sorpresa dell'editore, dissi, questo libro, se avete posto sul vostro scaffale solo per 5 libri di fotografia, uno deve essere questo. Adesso è la suspense, ve la tengo, ve la faccio attendere. Ed è un libro che in realtà non è un libro di teoria della fotografia, o non sembra tale, non è un libro che parla, non è... Poi vi tirerò fuori anche Roland Barthes, quelle cose lì. Tutti... È un libro che parla di fotografie esistenti, di fotografie che parlano del mondo, che parlano di un periodo molto difficile, doloroso della storia dell'umanità. Ma non parlano solo di quelle fotografie lì, ma parla questo libro anche del modo in cui noi leggiamo le fotografie, le usiamo, le interpretiamo bene, male, eccetera. A questo punto è inutile che faccia tanto la tesi. Il libro, non so, forse l'avrete incrociato. Io vi faccio vedere l'edizione italiana. È il catalogo di una mostra che fu curata a Parigi da Clément Giroux e da Georges Didier Huberman. Clément Giroux è un grande curatore, esperto di fotografia, Georges Didier Huberman è un iconologo, diciamo così, un esperto di storia dell'immagine. E il libro è questo qui. La memoria di... Lo leggete al dritto o al rovescio? Dritto, dritto. Perfetto, perché io lo vedo al rovescio nel mio specchietto. La memoria dei campi. Quali sono i campi? Sono i campi di concentramento nazista. E questo è un libro che ha avuto la pretesa e il merito, visto che credo ci sia riuscito, di fare una raccolta e un vaglio critico di tutto l'immaginario, cioè di tutte le immagini che ci sono arrivate dell'epoca dei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Non ci sono particolari rivelazioni, ma ci sono... C'è una rimessa in discussione di tutto questo immaginario che nel tempo si è accumulato, si è diffuso, si è disseminato, è stato utilizzato per la prima volta, bisogna dirlo, al processo di Norimberga, ma poi in migliaia di pubblicazioni, più o meno militanti, non solo storiche, nei libri di scuola. Un immaginario urgente, perché avevamo un grande bisogno di guardare in faccia il male assoluto, no? Ma lo abbiamo fatto spesso con molta irruenza, cioè con generosità, ma negli anni via via con una certa leggerezza riguardo al contenuto di questa immagine, alla loro provenienza, quello che ci dicevano davvero. Molte di delle immagini dell'Olocausto, della Shoah, sono state mal interpretate, semplicemente, ma non in malafede, ma semplicemente per mancanza di informazione o per desiderio di leggerci dentro più di quanto ci fosse in realtà. E questo libro, con metodo scientifico e metodo critico, rimette a posto le cose, ricolloca ogni fotografia, tenta per quanto possibile di dare un autore, una data, un luogo, un contesto a ognuna delle immagini, e spesso qualche mito crolla, spesso qualche immagine che ci ha commosso scopriamo che è meno eloquente di quello che sembrava. Ma in generale fa un'operazione straordinaria. Ed è questa, voglio dire, Primo Levi ci diceva che l'universo concentrazionario è la riduzione
all'essenziale, alla nudità della natura feroce dei rapporti umani, no? E la fotografia dei campi di sterminio in qualche modo fornisce una specie di immagine, cioè riduce all'essenziale quello che la fotografia ha pensato di fare col mondo. E espone tutte le sue ambiguità, perché la fotografia nei campi di concentramento nazista ha saputo servire i carnefici, qualche volta ha soccorso le vittime, è riuscita ad affermare il falso, è riuscita a documentare il vero, è riuscita a invocare la libertà, ma è servita anche a organizzare l'oppressione. C'erano fotografi ufficiali nei campi di concentramento nazista, ma c'erano anche, per fortuna, rare, ma per fortuna, le fotografie clandestine, le fotografie che furono nascoste perché sopravvivessero. Ecco, posso dire che in questo libro scopriamo che la qual è la verità etica della fotografia in generale, non solo nei campi di concentramento, cioè quella di essere una specie di prostituta vergine, cioè sempre disponibile a tutti, a servire i poteri, ma sempre anche a disposizione di chi volesse contestare le realtà ufficiali, tramandare brandelli, frammenti di verità. La cosa che stupisce dopo aver letto questo libro è che in fondo vittime e carnefici condividevano una opinione sulla fotografia, e cioè che potesse servire a raccontare qualcosa, a raccontare una verità distorta per i carnefici, una verità indicibile, nascosta, soffocata per le vittime. Al cuore di questo libro ci sono ovviamente le famose quattro fotografie del Sonderkommando, di cui ha scritto a lungo in un bellissimo libro George Lieberman. Sono le quattro fotografie che alcuni membri della resistenza polacca, che facevano parte di Sonderkommando, che erano diciamo il lavoro più maledetto dentro i campi, erano deportati che avevano il compito di organizzare organizzare l'afflusso e il deflusso, ahimè, dei cadaveri dalle camere a gas. E qualcuno riuscì a far arrivare clandestinamente una macchina fotografica dentro il campo e furono prese quattro fotografie. E le uniche di cui disponiamo dello sterminio in azione, dove vediamo donne spogliate fuori dalla camera a gas, che vengono condotte dentro, vediamo soprattutto una cosa importantissima: vediamo la paura e il coraggio assieme di chi prese queste fotografie, che sono prese stando nascosti all'interno della camera a gas. Quindi si vede il rettangolo vediamo se riesco mentre parlo, si vede il rettangolo della porta a cui il fotografo ha paura ad avvicinarsi, perché avrei dovuto mettere dei segnalibri, ma non l'ho fatto, perché ha paura di essere visto e però ha paura anche di stare troppo lontano, perché altrimenti poi non si vede bene che cosa intendeva fotografare. Ecco, in quel rettangolo scuro c'è, credo, una delle poche occasioni in cui le vibrazioni delle emozioni della storia entrano in una fotografia. Dicevo prima dei miti smascherati, di alcune cose. Ecco, per esempio, c'è questa fotografia che fu attribuita sempre, c'è un bulldozer che accumula dei cadaveri
su, nella spianata del campo di Bergen-Belsen. A lungo fu considerata la prova della, una prova ulteriore dell'orrore nazista, finché questo qualcuno non riuscì a, a far capire che al comando di quel bulldozer c'era un ufficiale inglese, che quella fotografia era stata fatta dopo la liberazione del campo, e che questo, e che seppellire in quel modo i cadaveri era una dolorosissima, intollerabile necessità per evitare che il contagio che emanava da quei corpi ormai in putrefazione arrivasse a contaminare anche quei, i superstiti debolissimi che stavano intorno. Quindi in qualche modo quel bulldozer è un atto di solidarietà, di amore per i sopravvissuti, sembra incredibile. Ecco, anche per questo lavoro sulle fotografie vorrei, vorrei raccomandare questo libro. Cioè, leggetelo per quello che racconta, ma leggetelo anche per come lo racconta. Questo è il mio primo libro e forse anche il mio più grande consiglio. Ecco, perché penso che forse non, qualcuno, non so, chi l'aveva intercettato, qualcuno l'aveva visto, qualcuno l'ha sfogliato questo libro. Non so, mi piacerebbe anche in interlocuzione, altrimenti finisce che faccio... Patrizia Piccini. Patrizia sicuramente l'ha visto, e lo so, e so anche perché. Ecco, un lavoro simile a questo di questo libro, lo dico per Patrizia che lavora alla Fototeca Gilardi, fu fatto proprio da Ando Gilardi per incarico degli alleati, per incarico l'incarico di trovare prove, documenti fotografici della Shoah. Questo nell'immediato dopoguerra, quando era ancora molto più difficile, vero? Correggimi se sbaglio, Patrizia, dare Elena, insomma, quando era difficile avere fondamenti filologiche molto, filologici molto saldi per questa cosa. Patrizia, vedo la manina. Sì, beh, no, l'avevo alzata la manina per vedere che conoscevo il libro. No, nel senso, effettivamente, abbasso la mano. Sì, sono d'accordo, sono in un certo senso, se si può dire, felice che tu l'abbia scelto come primo libro e colpita. In effetti, anche Ando Gilardi lo aveva visto questo libro, naturalmente, lo conosceva. E quando lui ha cominciato a raccogliere questo materiale fotografico, era completamente ignaro, anche se lui stesso in prima persona era stato a Mauthausen, non aveva potuto valutare l'entità di quello che, si, che stava succedendo prima di vedere le fotografie, che poi, ahimè, è stato diciamo coinvolto a duplicare, a riprodurre proprio ad uso del processo di Norimberga. Poi, quindi, quello che diceva sempre lui, cioè appunto la fotografia, attraverso la fotografia lui ha vissuto la guerra e quel periodo tragico meglio che attraverso i suoi occhi. Questo era quello che diceva. Allora, così per contiguità, io vorrei proseguire con un libro a questo punto inevitabile, che è, io non so se sia probabilmente uno dei primissimi libri di fotografia che io ho letto, e se è così ho fatto proprio bene, perché mi ha aiutato a non prendere brutti vizi. Il libro è questo, La storia sociale della fotografia di Ando Gilardi, uscito nel 79, 69 forse, ricordo male. 76 o 74. È una storia della fotografia, ma io, ecco, io probabilmente prima avevo letto le storie delle fotografie classiche, quella di Newell, quella di Gershwin e alcune altre, non ce n'erano moltissime, esatto. Quando ho letto questa ho capito che dovevo cambiare atteggiamento.
perché le storie della fotografia, quelle ufficiali, il storione della fotografia, sono delle storie, sono delle repliche, delle versioni fotografiche delle vite dei grandi artisti del Vasari. Cioè sono una catena di... vabbè, dopo una piccola introduzione sull'invenzione, qualche notizia tecnica sui procedimenti, dopo si parte con un'interminabile processione di grandi fotografi. Grandi fotografi, che stavolta potrei dire anche grandi fotografe, ma sono soprattutto grandi fotografi perché c'è una certa, c'è un certo patriarcato, insomma, anche nella storia della fotografia. Sono pochissime le donne ammesse al canone. Appunto, un canone che si è ripetuto poi uguale anche le storie della fotografia, quelle più popolari, divulgative, eccetera, hanno poi ripetuto sempre lo schema della fotografia, della storia della fotografia ufficiale, che fra l'altro erano storie della fotografia occidentali, basate su... cioè, Gersheim aveva una sua enorme collezione privata, Newell si basò sulla collezione fotografica del MoMA, comunque erano collezioni che... sbilanciate su una storia molto occidentale della fotografia, molto eurocentrica spesso, insomma, con qualche concessione agli americani. Beh, Ando Gilardi ribaltò completamente il tavolo. Sì, ci parla degli autori, ma gli autori sono come lo sfondo di una grande storia di un'invenzione che si incastra in una più grande storia della fabbricazione delle immagini umane, delle immagini fatte dall'uomo. Senza una cesura, senza un salto di continuità tra le immagini pittografiche, tra le immagini, tra i multipli dell'era prefotografica, le incisioni, le stampe. Insomma, la fotografia come un momento di una storia di rappresentazione che va vista su quello sfondo e soprattutto va vista, va interpretata sulla base degli usi sociali, delle funzioni, degli scopi. Della storia della fotografia ci siamo chiesti troppe volte che cosa rappresenta e poi anche chi l'ha fatta, ma quasi mai ci chiediamo perché esiste questa fotografia. Perché è stata fatta, per quale pubblico, attraverso quali canali raggiungeva quel pubblico, quali scopi voleva ottenere raggiungendo quel pubblico attraverso quei canali. Ecco, Gilardi si chiede tutto questo nella sua maniera spesso molto provocatoria e così anche divertente a volte, e per farci capire che la fotografia non è un rettangolo trasparente aperto sul mondo, ma è una tela su cui il mondo viene rappresentato secondo certi schemi, canoni, scopi ideologici. Ecco. Non dico molto di più su questo, ma vorrei dire una cosa in più. Proviamo, cerco affannosamente di fare un discorso filato. È così lontana da una storia della pittura, la fotografia, che ha addirittura una sua un meccanismo interno, una sua logica interna, che fa sì che la fotografia, ecco, abbia questo rispetto alla pittura e alle immagini fatte dall'uomo, una incontrollabilità essenziale. Ci sono delle cose che entrano nella fotografia senza che il fotografo lo sappia, non soltanto i dettagli che lui non ha visto dentro l'inquadratura, ma anche come dei motivi. E la fotografia sembra un magazzino di temi che i fotografi ogni tanto riscoprono, credono anche di averli inventati loro, ma in realtà riemergono quasi carsicamente e si impongono ai fotografi. C'è un bellissimo libro che parla di questa, diciamo, quasi questo
di questi archetipi quasi junghiani della fotografia, ed è questo. Io vi faccio vedere l'edizione originale, ma questa esiste anche in italiano, se riuscite a trovarlo, dal titolo L'infinito istante di Geoff Dyer. Ed è una stranissima storia della fotografia fatta attraverso le ricorrenze, le riemersioni di temi. Ma quell'uomo col cappello che c'è in una fotografia di Cartesi, ma come mai ritorna in una fotografia di Cartier-Bresson? Sì, non è lui, ma è come se fosse lui. Perché ci sono tanti uomini col cappello in queste posizioni? Perché riemergono certi oggetti, certi sguardi? Perché ci sono tante fisarmoniche nelle fotografie? Perché, cioè, ci sono delle cose, molte più cose nella fotografia di quelle che ci ha messo, che pensiamo che ci siano, di quelle che ci vediamo, di quelle che ci ha messo i fotografi. Questo è molto importante, perché ci fa capire una cosa che due grandi autori di cui adesso vi parlo ci hanno spiegato abbondantemente, e ce li ho, sì, dove li ho messi? Ecco, forse erano di questi. Va bene, uno di questi sicuramente è questo signore qui. Franco Vaccari, questo libro fu pubblicato, lo vedete, dalla casa editrice Punto e Virgola, che era la casa editrice di Luigi Ghirri. E tutti gli altri libri, che sono una dozzina, di pubblicati da Ghirri, sono libri di fotografi. Questo a suo modo è un libro di un fotografo, ma è un libro di testi, di riflessioni, di scritto. È un libro di un grande artista, perché poi definire Vaccari un fotografo è un po' riduttivo, insomma, voi sapete tutti chi è, non ve lo sto a ripetere. Ma questo libro ci dice una cosa sostanziale, e cioè che Franco Vaccari era un grande lettore di fotografia, soprattutto quando esistevano pochissimi libri di teoria della fotografia. E leggendo Walter Benjamin, che era uno dei colonne, dei fondamenti, aveva scoperto questa cosa dell'inconscio ottico, cioè il fatto che la fotografia ci fa vedere cose che il nostro sguardo non vede. Per esempio, bloccando il movimento umano, ci fa vedere che in certi momenti del nostro camminare noi siamo molto goffi, sbilanciati, noi crediamo di camminare in maniera molto elegante, ma la fotografia ci fa vedere che sotto quello che noi, sotto il nostro conscio ottico, c'è un inconscio che può essere più sorprendente. Sviluppando questa cosa, cioè c'è un inconscio che noi non vediamo, sappiamo di vedere, noi sappiamo, ci vediamo camminare, ma eliminiamo dalla nostra percezione le cose che non riteniamo, che riteniamo poco belle da vedere. La fotografia ce le fa vedere. E, elaborando questo meccanismo, Vaccari ci dice. Ma chi è che lo scopre questo inconscio ottico? Lo scopre la macchina fotografica, appunto, lo scopre un meccanismo. E quindi, diciamo, la macchina fotografica ha un suo proprio inconscio, che lui ha chiamato inconscio tecnologico, che vede le cose in una maniera non umana. Vaccari sostiene giustamente che le macchine fotografiche non sono semplici utensili, come il martello o un cacciavite, che fanno in fondo esattamente quello che gli chiediamo di fare, potenziano semplicemente un movimento del nostro. Ma sono dei meccanismi che fanno cose che noi non facciamo, non sappiamo fare. Sono dei meccanismi programmati per fare una serie di operazioni a cui basta semplicemente che noi diciamo vai, spingendo il bottone, e loro fanno. In questo meccanismo automatico, Vaccari scrive ben prima che esistano i software, ma in qualche modo i software sono l'implementazione di una cosa che già succedeva nelle macchine meccaniche. In questo meccanismo c'è una sapienza, perché le macchine fotografiche sono state costruite in modo che questo processo produca comunque un'immagine. La macchina fotografica, dice Vaccari, sa strutturare un'immagine. Ed è per questo che se la mettiamo in mano a un orango, è stato fatto, viene fuori una fotografia. Ma ed è per questo che se anche
le diciamo di scattare una fotografia ogni 10 minuti con un timer, vengono fuori delle fotografie. Le fotografie, la macchina fotografica ha una strutturazione dell'immagine. Oh, se non siamo animisti, quella strutturazione ovviamente gliel'ha messa dentro qualcuno, gli hanno messo dentro degli ingegneri. Questi ingegneri l'hanno progettata in modo che corrispondesse a dei criteri, che in genere sono la prospettiva rinascimentale, un po' artefatta dalle ottiche e dalle cose. Però quindi, insomma, diciamo che la macchina fotografica è un meccanismo culturale, che in qualche modo funziona da solo. Questa è una cosa che i fotografi non si vogliono mai sentir dire. Perché sì, no, è soltanto un attrezzo, io imposto tutto, nessun automatismo, metto tutto in funzione manuale, quindi non importa, la macchina tu metti in funzione manuale, ma la macchina sa già cosa fare. Anzi, un altro pensatore precedente a Vaccari, anche se i due non si sono, diciamo, incrociati, non sapevano fino a un certo punto della vita, non sapevano l'uno dell'altro, Vaccari soprattutto non sapeva di Flusser, perché è vissuto prima, anche se è vissuto prima, ma poi l'ha scoperto e con grande felicità. Wilhelm Flusser, che è uno strano pensatore mitteleuropeo passato dal Brasile, tornato in Europa, ha sviluppato questa, anche lui, questa idea che la macchina fotografica sia un meccanismo programmato per fare delle cose. Per fare cosa? Io non ho la copertina, non l'ho trovata, è uno dei libri che si è andato a nascondere, però l'ho trovato. È stato ripubblicato diverse volte. È La filosofia della fotografia di Wilhelm Flusser. E lui sostiene che la macchina fotografica ha un programma, ma non ha semplicemente un programma per fare una foto, ha un programma ideologico. Cioè, la macchina fotografica è stata programmata per esaurire tutte le possibili fotografie del mondo. È un meccanismo vorace che continuerà a esistere finché non avrà inghiottito tutto il mondo. L'uomo, il fotografo, di questo meccanismo è semplicemente il servitore, è il funzionario, è quello che si incarica di importare la macchina, finché non saprà farlo da sola, discorso dell'intelligenza artificiale, discorso dei robot, di portare la macchina fotografica in giro e di consentirle di esaurire questo suo compito, prima o poi. In realtà Flusser non è così cattivo con i fotografi. Dice, questo è quello che succede se lasciamo fare la macchina, se noi crediamo di fare, questa è una cosa che diceva anche molto spesso Gilardi, se noi crediamo che le fotografie che fa la macchina le abbiamo fatte noi. No, le ha fatte la macchina. L'unica cosa che possiamo fare è giocare contro la macchina per tornare uomini. Cioè far fare alla macchina quello che non era stata programmata per fare. Non essere semplicemente gli esecutori del suo programma, ma farla lavorare in maniera imprevedibile, contro se stessa, inventare, creare. Questa è un po' la morale che io vorrei trarre, che forse un giorno riuscirò, quando avrò capito meglio che cos'è l'intelligenza artificiale, ma ho l'impressione che alla fine la mia conclusione sarà questa. Non lasciamole fare quello che vuole fare, facciamo noi qualche cosa, mettiamole in difficoltà, chiediamole di fare cose che non sa fare. Dissestiamola, deturniamola, dicevano i surrealisti e i situazionisti. Detto questo, qualche classicissimo ci vuole. Oh, interrompetemi se sto dicendo delle stupidaggini, se non ci penso neanche. Detto questo, qualche classicissimo ci vuole. E allora io penso che tutto sommato, per quanto sia stato disprezzato, in seguito contestato, contrariato, poi vi dirò anche da chi, ma insomma questo signore abbia ancora delle cose da dire. Questo libro, La camera chiara di Roland Barthes, questa è una ristampa anastatica della prima edizione, lo trovate comunque in edito da Einaudi. Questo libro è un libro molto particolare, intanto è l'ultimo libro che scrisse Roland Barthes.
pochi mesi prima di morire tra l'altro in maniera spaventosa, investito da un furgone mentre attraversava la strada. E poi in qualche modo è un libro molto anomalo nella sua produzione e molto anomalo anche, molto contraddittorio in se stesso, perché pochi leggendolo si sono accorti di una cosa che in realtà Roland Barthes dice nel libro. E cioè, questo è un libro, intanto è un libro che ha scritto di getto, sono una cinquantina di capitoli e l'ha scritto in meno di 2 mesi, un capitolo al giorno. Accidenti. Poi è diviso in 2 parti. Nella prima parte ci sono tutte le cose che tutti i fotografi citano a memoria, il mantra. C'è lo studium, il punctum, l'operator, lo spectator, c'è la famosa definizione di quel che è la fotografia, del noema della fotografia, cioè del suo concetto assoluto e riassuntivo, virgolette, è stato, chiuse virgolette. Cioè, in sintesi, quello che vediamo in una fotografia, di quello che vediamo in una fotografia possiamo essere certi di una sola cosa, che è esistita davanti all'obiettivo della macchina fotografica, altrimenti non sarebbe una fotografia. Perché ci sono tutte queste cose qui nella prima parte. Ma poi nella seconda succede qualche cosa di strano. Tutti i concetti della prima parte vengono messi da parte. Io finora vi ho detto delle cose razionali, filosofiche, interpretative. Basta, adesso io voglio avere un rapporto selvaggio con la fotografia. Voglio scordarmi tutta la mia cultura e voglio capire perché la fotografia mi colpisce così profondamente. E nella seconda parte del libro, Roland Barthes traccia una filosofia della fotografia assolutamente soggettiva che scardina un po' tutta la sua precedente, meticolosa e ancora oggi utilissima analisi semiologica della fotografia, per passare semplicemente a una relazione fra l'interiorità dell'osservatore e la fotografia. Il fotografo quasi più non c'entra nulla, perché come se avesse deposto l'uovo e poi dopo ce la vediamo, me lo bevo io, ce la vediamo, io e la fotografia, io spettatore e la fotografia. La fotografia mi colpisce nel profondo perché agita delle cose che sono nella mia memoria emotiva, nella mia memoria di immagini, nel mio archivio mentale, e solo nel mio, perché solo dentro di me una fotografia riesce a collegare le cose che ho dentro solo io in quella maniera. E questo è singolare. Anche questo io credo che sia una cosa molto importante oggi. Perché se assumiamo una posizione, cioè, tutti i dibattiti sull'intelligenza artificiale adesso vertono sulla è fotografia o non è fotografia? No, la vera fotografia è un'altra. No, fermi. Se stiamo a rincorrere l'essenza della fotografia, non la finiamo più. Ha cambiato essenza 1000 volte. Forse c'è anche chi dice che adesso dobbiamo smettere di chiamarla fotografia perché altrimenti ci inganniamo e queste di adesso sono un'altra cosa. Può anche darsi, non è un problema, non sono affezionata ai nominalismi. Il problema è cosa ci facciamo con le immagini, non cosa sono, ma a cosa servono, cosa fanno, non che cosa sono dentro un universo di definizioni, ma che cosa ci fanno a noi le immagini. Queste immagini dell'intelligenza artificiale sono fatte per che cosa? Per divertirci? È un giocattolo? Per proporci, per solleticare la nostra fantasia? O viceversa, per convincerci di qualche cosa, per condizionarci, per strutturare il nostro immaginario? Ecco, se noi teniamo a mente la lezione di Roland Barthes, cioè che qualsiasi cosa che vedo, io la riesco a interiorizzare soltanto se ha delle risonanze con quello che c'è dentro di me, allora forse cominciamo a capire che dobbiamo tenere a distanza le immagini. Non dobbiamo tuffarci dentro le immagini, ma dobbiamo riuscire ad avere una relazione in cui siamo noi a comandare. Quanto sto andando di lungo, Roberto? sei in perfetta misura. Vabbè, vediamo un po' cosa c'era ancora.
Ecco, anche perché, vuol dire, ecco, adesso un pochino più velocemente, perché ho già esaurito, diciamo, i libri molto importanti. Lo sono anche questi altri, ma vado più in fretta. Voglio dire, abbiamo questa cosa che abbiamo chiamato fotografia, in realtà arriva alla fine di secoli di un desiderio. C'è un libro che racconta benissimo questo desiderio, Burning with Desire, un desiderio bruciante di Geoffrey Bachin. È una preistoria della fotografia, ci racconta perché abbiamo inventato la fotografia. A che cosa ci serviva? Che vuoti colmava nella nostra cultura? Che domande doveva rispondere? E poi la fotografia l'abbiamo inventata ed è stata un successo straordinario. La fotografia è una delle invenzioni più di successo della storia umana. Come ha saputo cambiare la storia e la fotografia? Forse neanche le altre grandi strutture della storia. La guerra, la fame, le migrazioni. La fotografia ci ha dato modo di visualizzare tutto questo, di visualizzare a distanza, di credere di possedere anche le cose che non abbiamo a portata di mano. Ci ha dato un potere immenso e lo ha dato però soprattutto anche a. La fotografia non sa mentire, ma i bugiardi sanno fotografare, no? Diceva Lewis Hine. Che la fotografia non sappia mentire ho qualche dubbio, ma che i bugiardi sappiano fotografare invece è abbastanza certo. Cioè, non sono sicuro che esistano le fotografie vere, ma sono assolutamente certo che esistono le fotografie false. E qualcuno ci ha avvertito di questo. E ha cominciato molto presto. Questo libro di Jean Foncuberta, Il bacio di Giuda, il cui titolo è già significativo, uscito 25-26 anni fa, adesso è stato ripubblicato anzi, è stato edito per la prima volta in italiano da Mimesi soltanto l'anno scorso, con una bellissima prefazione di una persona che non ricordo chi sia, però la consiglio. La fotografia, ci diceva già un quarto di secolo fa Jean Foncuberta, non sa fare altro che mentire. Perché non può fare altro? Perché la fotografia non è uno strumento di riproposizione, ma è uno strumento di registrazione. E registrando semplifica, e semplificando deforma. Sono cose banali da dire, sembra che le sappiamo tutti, ma in realtà non ci crediamo, perché ogni volta che guardiamo una fotografia, continuiamo a pensare che ci mostri la realtà così come l'ha vista il fotografo, o così come la potremmo vedere noi quando se fossimo lì. Vabbè, sì, qualche cosa, certo, inquadrature, però sostanzialmente è così, è un'impronta del reale su una lastra sensibile, quindi è la natura che parla. Ma no, non è la natura che parla, è un meraviglioso ibrido. Certo, la macchina fotografica è una scopetta meravigliosa, tira su dal reale, però tira su in mezzo alla polvere, c'è dello sporco. E poi soprattutto, come diceva la mamma, non mettere in bocca tutto quello che trovi per terra. D'accordo, prende su la fotografia, ma è un prelievo che viene messo in forma da un pensiero. E quindi noi in realtà quando guardiamo la fotografia guardiamo un misto di prelievo e pensiero. Non dobbiamo. E come non ci fidiamo ciecamente di qualcuno, neanche dei libri che leggiamo, neanche di Dante Alighieri o di Hegel, così non dovremmo fidarci di una fotografia. Anche perché la fotografia ama mentire, ama sbagliare, ma sbagliare secondo i criteri umani. In realtà, poi forse la fotografia è uno sbaglio. C'è questo bellissimo libro, dal titolo intraducibile, Fotografie. Che potremmo di Clément Charroux, sempre lui quello sempre quello dei campi di concentramento. È una storia dell'errore fotografico. Potremmo tradurre sbagliografia, ma non è fotografie, è bellissimo, no? Perché ha il suono è uguale a quello di fotografia. La fotografia, in realtà, come l'intelligenza artificiale, non sa di sbagliare, non ha il concetto di errore. Fa.
con quello che trova. Siamo noi che possiamo farci sbagliare dalla fotografia, cioè farci dire dalla fotografia delle cose che in realtà o ci ha messo il fotografo, o ci mettiamo noi, o ci ha messo il canale attraverso cui le fotografie ci arrivano. Le fotografie si deformano nel percorso tra lo scatto e il momento in cui le guardiamo. Possono essere tante cose. Le fotografie, dicevo, Van Gogh dice, mentono sempre, certo, ma non mentono sempre nella stessa maniera. Diciamo che la menzogna della fotografia va da un minimo, che però non è mai zero, a un massimo che tende all'infinito. Come facciamo noi a capire se c'è un confine oltre il quale è meglio non fidarsi? Beh, è meglio non fidarsi mai. Però naturalmente possiamo cercare degli strumenti per entrare dentro la fotografia. Per esempio, pensando che la fotografia è un testo, la fotografia avviene dentro un contesto. La fotografia, dice un'altra autrice di cui forse ho il libro qui da qualche parte, e che è... No, non riesco a trovarlo, non ve lo faccio vedere, ma ve lo dico, sì, è qua. Ariella Azulay, libro fondamentale, Il contratto civile della fotografia, esiste anche in italiano. La fotografia, dice questa studiosa israeliana, che in realtà è una studiosa abbastanza scomoda perché spesso ha preso le parti dei palestinesi, dice una cosa, che la fotografia è un evento innanzitutto, ed è un evento che avviene, che si dipana nel tempo, è un evento con molti protagonisti, un fotografo, un soggetto, un luogo, un canale, un selezionatore, un non ultimo ma non da ultimo, un osservatore, un lettore. E che tutti questi partecipanti devono essere consapevoli di partecipare a questo evento e consapevoli del proprio contributo che danno a questo evento. In questo modo, se noi interpretiamo la fotografia come una specie di patto, sappiamo che esiste. Ormai non c'è forse neanche tra gli indio dell'Amazzonia nascosta c'è qualcuno che non sa cosa sia una fotografia. Abbiamo saputo tutti, lo sappiamo tutti come funzionano. Quindi quando c'è la presenza di una di un fotografo, di una macchina fotografica in una scena, sappiamo tutti che sta succedendo qualcosa, un evento fotografico. Che questo evento può avere delle conseguenze, può essere distorto, può essere invece, può però anche servire, se noi stipuliamo il contratto giusto con gli altri partecipanti a questo evento, per denunciare delle situazioni di ingiustizia, per restituire condizioni di cittadinanza. Insomma, può servire per... non necessariamente la menzogna... Johann von Kuberta, non necessariamente la menzogna è una cattiva premessa. Johann von Kuberta dice bisogna imparare a mentire bene le fotografie. Nel senso che a utilizzare... Io, molto più modestamente avevo detto che la verità della fotografia sta nelle sue bugie. Cioè, una volta che abbiamo capito che la fotografia ci mente, dopo non ci può più rimentire. E dopo è obbligata a rilasciarci qualche cosa di utile. E quindi, voglio dire, la fotografia è un testo che va decifrato. La magnifica collaborazione fra queste due persone, John Berger e Jean Moore, un scrittore filosofo che ama le immagini e un fotografo che ama la letteratura, ci ha dato questo libro che si chiama Un altro modo di dirlo. Ecco, questa è la fotografia, è un modo di dire le cose. È un modo di dire le cose. Dobbiamo imparare questa sua grammatica e dobbiamo, da lettori, essere attrezzati a capire come queste cose ci vengono dette. Anche perché voi avete letto, io non ve la faccio vedere questa volta, Susan Sontag, già agli inizi degli anni 70, ha detto delle cose cattivissime sulla fotografia. Poi ha sposato una grande fotografa, ma poi intanto ha detto delle cose cattivissime sulla fotografia. Sulla base del principio per cui gli amatori, chi ama l'arte, chi studia l'arte ama l'arte, chi studia il cinema ama il cinema, chi studia la musica ama la musica,
chi studia la fotografia odia la fotografia. Questa è una caratteristica dei pensatori critici del nostro, della fine del Novecento, è che tutti quelli che hanno scritto di fotografia hanno detto peste cola fotografia, ma a volte anche giustamente. Però diciamo che intanto anche la stessa Susan Sontag, che si è ricreduta su alcune cose, su alcuni concetti, per esempio quello dello stress da compassione, no? Vediamo troppe fotografie di dolore e alla fine non ci fanno più effetto. Non è vero, alla fine abbiamo scoperto che ci fanno ancora effetto. E poi che la fotografia è inevitabilmente uno sfruttamento dell'uomo sull'uomo, del fotografo sul soggetto. Certo, sì, c'è una disparità, ma abbiamo visto la risposta della Azzulay. Vediamo adesso la risposta di Susie Linfield. La luce crudele, anche questo lo trovate edito in italiano da Contrasto, The Cruel Radiance. E la Susie Linfield fa una semplice obiezione a Susan Sontag e alla sua sfiducia nella fotografia. Cioè, che cosa c'è di nobile nel nascondere un'ingiustizia? Che cosa c'è di vergognoso nel mostrare un'ingiustizia? Se la fotografia ci può aiutare a mostrare un'ingiustizia, per quanto lo possa fare in maniera imperfetta, persino tendenziosa, persino menzognera, ci serve, sta a noi non fare gli ingenui. La fotografia non è un documento. Un grande storico, Jacques Le Goff, l'avrebbe definito un monumento. Che differenza c'è fra i documenti e i monumenti? E i documenti sono cose che pretendono di darci delle informazioni verificate sul passato. I monumenti sono quello che il passato ha voluto far sapere a noi posteri. In realtà ogni documento contiene un pezzo di monumento, perché viene sempre dal passato ed è sempre condizionato. E le fotografie sono la stessa cosa, sono dei documenti che sono inevitabilmente dei monumenti. A volte lo sono proprio volutamente, o perlomeno lo diventano, sulla base di un implacabile meccanismo che trasforma una fotografia di successo in una icona. Cosa sono le icone? Sono le fotografie che tutti conosciamo, la madre migrante, il miliziano di Capa, la bandiera di Iwo Jima. Sono fotografie che, a forza di essere ripetute e di caricarsi di significato universale, hanno perso ogni contatto con la storia. Non raccontano più un evento, raccontano un ideale, raccontano tutte le parole che finiscono con la A accentata o con la U accentata, la virtù, la libertà, la dignità. E se volete capire come funzionano le icone, vi consiglio questo libro. No caption needed, non c'è bisogno di didascalia. Credo che sia stato tradotto anche in italiano. E qui c'è la storia critica di alcune delle più grandi e famose icone della storia della fotografia. E visto che ormai sono arrivate le 7, due ultime cose, due o tre forse, ma chissà. Io non ho... Quando è arrivato il digitale, è scoppiato tutto questo panico. C'è ancora la fotografia, possiamo ancora chiamarla fotografia, non è più fotografia, ci sono i granulini, ci sono i numerini, non sono più i granulini, ci sono conseguenze di codici, non c'è più il rapporto indicale, non c'è più il rapporto referenziale, adesso non c'è più neanche il fotografo. Ci serve ancora la parola fotografia? Non lo so, adesso qualcuno... C'è una strana ambiguità per cui pensiamo che la fotografia sia morta, ma non riusciamo a fare a meno di questa parola. Il libro che più testimonia questa, diciamo così, questa ambiguità, questo è questo libro di Friedrichsen, After Photography, dopo la fotografia, credo sia stato tradotto in italiano, che è un libro scritto agli albori della rivoluzione digitale, diciamo credo un quindicennio fa. E ancora
Però è un libro che adesso, rileggerlo adesso è utile, perché fa vedere alcune cose, vedendolo retrospettivamente, no? Ci sono una serie di messe in guardia. Attenzione, la fotografia ci può tradire, la fotografia può essere, cioè, può portare, essere, portare, la fotografia digitale, insomma, questa cosa della colpevolezza essenziale della fotografia digitale, che per me è sempre stato una definizione ingannevole, perché se noi diamo tutte le colpe di falsità alla fotografia digitale, finiamo per dare una patente di veridicità alla fotografia analogica che non si merita, perché la fotografia analogica anche è servita a mentire, a fare icone, a fare immagini persuasive, eccetera. Però, insomma, ecco, quello ci dà quel libro ci dà la temperatura di un passaggio storico in cui pensiamo, in cui siamo incerti, no? Su che cosa sia questo strumento che per 200 anni ci ha consentito di conoscere, di saperne di più del mondo. In realtà io credo che arriviamo a questo appuntamento senza aver risolto quei dubbi, quelle angosce e quelle ambiguità, senza avere una teoria reale della fotografia. Nonostante tutte quelle che sono state proposte, molte delle quali fondate, in molte c'è del vero, ma non c'è una concezione della fotografia come uno strumento a disposizione della relazione umana, con tutti i difetti, gli inganni e le cautele che dobbiamo avere nei confronti di ogni strumento della relazione umana. Non so perché non siamo riusciti a fare i conti con la fotografia, forse perché è un mezzo che straordinariamente se ne frega delle parole. Abbiamo sempre parlato moltissimo, soprattutto dagli anni Ottanta in poi, attorno alla fotografia, detto un sacco di cose sulla fotografia, mentre lei faceva bellamente quel cavolo che le pareva. Continuava a fare le sue cose e continuava a parlarci a comunicarci in una maniera che non aveva nulla a, non era assolutamente scalfito da tutte le teorie che si facevano. Forse, e concludo con un libro che anche per me è stato fondamentale, forse l'unica maniera di fare i conti con la fotografia, anche se è un tentativo molto donchisciottesco, è analizzare la fotografia con i suoi stessi mezzi, criticare la fotografia per mezzo di fotografia. Non lo hanno fatto in me. Chi lo ha fatto molto bene è un grande italiano, attualmente c'è una sua mostra molto bella alle Stanze della Fotografia a Venezia. Alla fine della sua vita, purtroppo troppo breve, sarebbe stato bellissimo che Mulas adesso avesse, non so quanti anni avrebbe, 90 forse, non so, potesse avere visto il digitale, l'intelligenza artificiale, perché in una serie che fece poco prima di morire, che si chiamava Verifiche, cercò di fare proprio questo, cioè di capire come funziona la fotografia facendo delle fotografie. Com'è il tempo in fotografia? Cosa succede se io scavo dentro l'immagine della fotografia? Cosa accade se quando mi faccio un ritratto in fotografia? Cosa succede? Qual è la relazione della fotografia col tempo? Qual era la relazione della fotografia con i suoi linguaggi, la grana, cosa succede se ingrandisco, cosa succede, qual è il rapporto tra il vero e il falso in fotografia. Insomma, era un tentativo, secondo me, generoso, non so se completamente riuscito, di sicuro era l'inizio di un tentativo che aveva come aspirazione quella di rompere il vetro. Di rompere questo vetro invisibile che noi non pensiamo che esista fra noi e la realtà che la fotografia ci mostra.
c'era un grande curatore di fotografia, direttore di museo, John Sarkowski, che ha praticamente il tiranno del MoMA per alcuni decenni, che diceva che le fotografie sono sostanzialmente di due tipi, specchi e finestre. E che gli specchi sono quelli in cui il fotografo in realtà fotografa la propria interiorità, ci mette molto della sua visione del mondo, e praticamente noi vediamo i pensieri del fotografo. E le finestre sono invece quelle immagini attraverso cui il fotografo vuole condividere invece quello che ha visto dentro il mirino. Semplicemente passarci un'immagine. Io credo che tutte le fotografie siano assieme specchi e finestre. E cioè pensate, quando voi vi affacciate alla finestra di sera per vedere se piove, sì, vedete fuori, no? I lampioni, vedete la pioggia, eccetera, ma sul vetro della finestra vedete anche il riflesso un po' del vostro viso. Quindi ci sono tutte e due le cose, lo specchio e il vetro. Quello che è importante è ricordarsi che, specchio o vetro che sia, non bisogna buttarsi dentro le fotografie, perché poi si prendono delle capocciate contro il vetro molto pericolose. Con questo ho finito. Michele, grazie. Ma grazie a voi. Applauso silenzioso perché ci sono i microfoni spenti, ma applauso. Bellissimo, bellissimo, ti è venuto molto bene oltretutto. sono andato un po' a rotta lì, ma sono cose che insomma rifletto, ma macino da tanto tempo. Insomma. Spero che, non so, non vi siano suonate completamente strane, credo che siano frammenti che tutti quanti abbiamo incontrato, no? Però se ci sono delle cose, volentieri, credo che io non ho fretta, quindi abbiamo tutto il tempo. Ah, un'autentica bugia mostra Benedusi, il tuo libro. Quello era il libro, quello è un libro di 14 anni fa, che adesso non, forse non serve più, se non come un metodo, insomma. Perché adesso l'ho scritto nel 2009, non c'era ancora Instagram. Nel 2009, quando l'ho scritto, Facebook permetteva di pubblicare fotografie solo da 2 anni. Quindi pensate che era tutto un altro mondo, insomma. Alberto, allora io ho tanto un mille grazie a Michele, perché carrellata meravigliosa. Io qui chiedo un filo di più. Uno l'ho perso perché ho cercato di mandare i link a tutti i libri che citavi, però uno mi è scappato, quello della israeliana Ariel. Non ho preso il titolo, ho preso il nome ma non il titolo, quindi Ariella Azulay, questa è l'edizione inglese, il contratto civile della fotografia. Ecco, il contratto civile, adesso cerco di mandarlo. Ma la domanda che ti faccio è questa: possiamo esagerare con le richieste e con calma mandi questa meravigliosa bibliografia a Roberto, che la diffonda e la spammi? Allora sarà meglio che non disfi la piletta che ho non fatto disfare qua. La piletta, anche quelli che non hai trovati in libreria. Va bene. Perché credo che sia la quintessenza. Poi la cosa incredibile è che tu, e queste sono solo complimenti, sei riuscita a tirar fuori da libri che hanno 15-20 anni. Mi toccherà rivederlo questo incontro, per fortuna è registrato, ma sei andato talmente indietro per guardare così avanti, perché hai posto tutti i problemi attuali dell'intelligenza artificiale, della fake photo, guardando indietro e puntando avanti, che è una cosa che solo i grandi sanno fare. No, è solo una cosa che solo i grandi libri sanno fare. Solo i grandi libri non smettono mai di dirti delle cose, e ogni volta che passi il tempo scopri che ti dicono qualcosa anche sul tempo che è passato. Ma bisogna saperli anche raccontare, tu l'hai fatto molto bene. Grazie molto. Vedo un divino, Reinhold. Posso permettere un commento molto veloce? Intanto molto grazie, moltissime grazie. Ma come in una torta, non sono solo una torta, non è la somma degli elementi che la compongono. Lo stesso, questo intervento non è stato solo la somma dei libri che hai citato, perché ci vuole l'ingrediente finale che sei tu. Sei stato un ottimo raccontatore. No, basta. No, ma davvero, davvero. Perché queste cose sono vissute nel tempo, si digeriscono molto di più e raccontate si assorbono molto di più. Grazie davvero.
Grazie. Ecco, c'era una... Prego. Reynold. Scusa, di nuovo. Grazie di nuovo e complimenti per tutto quello che hai detto, veramente, sinceramente. L'unica cosa che mi permetto così di dire, ma è una cazzata mia, che sono fermamente d'accordo con tutto le cose che hai detto, anche con le critiche, però io continuo a credere che a tutt'oggi la fotografia serve per interpretare la realtà, ok? Quindi uno chiaramente può farlo per, in maniera sbagliata, oppure perché copre degli interessi altrui, tutte le cose con i politici, tutte queste cazzate che succedono, però comunque la fotografia ancora tutt'oggi in qualche maniera aiuta a interpretare, a far vedere com'è la realtà, no? Cioè sia interpretarla per renderla più bella, più interessante, più che attira più gente, sia anche le cose negative, non che sia una cosa che non serve un cazzo, insomma, tutto qui. Scusa. Non detto questo, non, dico, non dico più niente, non rompo più, siccome mi chiamo Paul, sono rompi Paul, quindi non dico più niente, basta. No. Sono assolutamente d'accordo. È un modo di interpretare, appunto. Cioè, anche la scrittura, anche la parola sono modi di interpretare la realtà. E la cosa che io desidererei proprio è che arrivassimo tutti a leggere la fotografia così come leggiamo un testo, così come ascoltiamo delle parole, cioè con un po' di attrezzatura critica, cosa che non è stata sempre vera. Grazie. Veramente d'accordo. Grazie davvero. Allora, pentito di non averti invitato prima, sono certo che ti inviteremo di nuovo su altri temi e quindi ti teniamo stretto. Sì, sì. Ok, allora microfoni aperti per salutarci. Ciao. Grazie, ciao. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Grazie Michele. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.